Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video nel canale Aspirante Pianista, nell'ultimo di 5 video che ho preparato per te. Allora, in questa serie di 5 video ci siamo ripromessi di imparare a suonare da zero una melodia, dimostrandoti che qualsiasi sia la tua età, 50, 60 anni, infatti hai avuto l'opportunità di seguirmi gratuitamente su questa serie di video, qualsiasi sia la tua età. Puoi suonare, non hai questo tipo di limite, questo tipo di frizione, a meno che tu non abbia 115 anni e le mani, insomma, non abilitate, che non riescono più a muoversi. In quel caso sei giustificato, altrimenti non è assolutamente così, lo puoi fare, l'ho già fatto con decine e decine di studenti, quindi non vedo perché tu non possa farlo. Ora, in questo video riuniamo tutto quello che abbiamo già visto in passato, quindi in passato, cioè nel senso nei video appena già registrati. E in questa serie di video, appunto, abbiamo visto la prima parte, la seconda parte, mano destra, mano sinistra. Ora mettiamo tutto assieme perché tu ora hai tutto spezzettato. Ora abbiamo bisogno di fare un unico blocco così che tu lo possa gradire quando lo suoni da solo oppure far sentire a qualcun altro, ok? Quindi partiamo subito con questa quinta ed ultima lezione di questa serie di 5 video. Innanzitutto fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto, se ti è stato d'aiuto, insomma, fammi sapere tutto quello che ne pensi. E cosa più importante, in descrizione ti lascio una lezione completamente in regalo, assolutamente gratuita, che ti permetterà di imparare le basi al pianoforte non per imitazione. Tu ora in questa serie di 5 video hai imitato me, i tasti che abbasso. Invece lì ti verranno insegnate proprio le basi del pianoforte, quindi come poter essere autonomo. Imparerai dei concetti davvero in maniera simpatica, davvero importanti e fondamentali per essere autonomo in questo, ok? Quindi è davvero importante per te guardare questa lezione per imparare le basi e smetterla di andare solo ad imitazione, ok? E cosa più importante assolutamente di questa lezione è che alla fine di questa lezione che trovi in descrizione, in regalo, c'è un test finale composto da 5 domande e all'interno del video io ti do risposte a tutte e 5 le domande. Se avrai fatto bene attenzione, risponderai correttamente a tutte e 5 le domande tramite questo sondaggio, tramite questa sfida con risposte a domanda, con domande a risposta multipla. Se risponderai correttamente a tutte le domande, ci sono addirittura dei premi in palio. Quindi, insomma, c'è quel po' di incentivo, di divertimento, questo per non rendere mai noioso l'apprendimento al pianoforte, ok? Quindi, lezione gratuita in descrizione o al primo commento del video, mi raccomando, è assolutamente gratuita. Goditela, studiatela, impara ad essere quindi autonomo con i concetti di base, poi ci sarà un test finale e ti divertirai, insomma. Ora passiamo subito al video. Allora, quindi cosa facciamo? Riepiloghiamo velocemente, questo video non durerà molto, riepiloghiamo velocemente quello che abbiamo già visto qui, registra tutto correttamente, ok? Allora, nelle prime due parti abbiamo visto, quindi nella prima parte abbiamo visto mano destra, ops, questo mettiamolo qui, mano destra del primo e del secondo rigo. Nella seconda parte ci abbiamo messo anche la mano sinistra del primo e secondo rigo. Nella terza parte, terzo e quarto rigo. Nella quarta parte, che è quella precedente, abbiamo messo anche la sinistra in questo terzo e quarto rigo. Chiaro? Ora cosa facciamo? Te lo faccio rivedere tutto senza che tu debba ogni volta riascoltare tutte e 5 le parti. Avrai questo video come riferimento per avere tutto un unico blocco. Chiaro? Ok, partiamo subito. Quindi, primo rigo, partiamo direttamente a mani unite, ok? Secondo rigo. Terzo rigo. Attento. Quarto rigo. Benissimo, cose da sapere assolutamente per suonare tutto questo unico blocco. Allora, che il secondo e il quarto rigo innanzitutto sono lo stesso identico rigo, ok? Questo
questo secondo rigo, questo è il secondo rigo, ma è anche il quarto, ok? Quindi in realtà non sono quattro le frasi che tu hai da imparare, ma sono tre, perché il secondo e il quarto sono identiche, ok? Quindi c'è il primo rigo che finisce con mi, re, re, quindi mi, re, re, e questo è il primo rigo. Ora il secondo e il quarto rigo sono identici, ma il finale anziché essere mi, re, re, è re, do, do, ok? Quindi anziché fare sarà, quindi tutto il secondo e il quarto rigo sono, ok? Poi c'è il terzo rigo, che è quello abbondantemente più diverso, che è questo qui, te lo ripeto. Attento qui. E poi di nuovo identico al secondo rigo. Chiaro quindi questa parte? Bene, quindi il primo rigo, che è molto simile al secondo e al quarto. Il secondo e il quarto sono identici, c'è solo il terzo rigo. Se hai difficoltà, vatti a riguardare la terza parte appunto di questa serie di video, dove vediamo il terzo rigo con la mano destra. Quindi se hai questo tipo di difficoltà, senza problemi ti vai a riguardare la parte precedente. Bene, questo era tutto il brano. Ora hai un unico blocco, mi raccomando, conta sempre affinché tu possa andare a tempo, cioè fai 1, 2, 3, 4 come abbiamo fatto in questa serie di video. Non voglio far durare troppo questo video, ma già sai di cosa sto parlando se hai guardato i video precedenti. Non devi suonare a caso, ma fare 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, eccetera, eccetera. Come quando ci sono le note più lunghe, alla fine di ogni rigo durano due movimenti, quindi 1, 2, 3 e 4 si prendono sia il 3 che il 4. Queste cose che ora ti sto dicendo velocemente dovresti già saperle, perché nei video precedenti le abbiamo trattate, ok? Se invece hai difficoltà, non ricordi qualcosa, vatteli a riguardare senza nessun problema. Quindi, tanto sono gratuiti, sono presenti qui su YouTube, le lascerò assolutamente pubbliche. Quindi, siamo giunti alla fine di questa serie di 5 video. Ti ripeto, fammi sapere davvero se questa cosa ti è stata d'aiuto, perché riuscirò a creare altri contenuti sulla falsariga di questo, come ti posso dire, cioè simile a questo, perché magari abbiamo trovato un contenuto vincente che possa portarti a dei risultati. Quindi fammelo sapere davvero nei commenti, perché credo che in questo modo tu possa aiutare attivamente il canale a creare i contenuti giusti, ok? Quindi fammi sapere se ti ha portato risultati, se non te li ha portati, che consigli vorresti che venissero apportati, che modifiche vorresti venissero apportate ai video e così via. Quindi, cosa più importante, assolutamente più importante, in descrizione hai la lezione regalo di cui ti parlavo prima, video lezione di 20 minuti, fantastica, tutta da studiare, gratuita, e alla fine avrai un test con delle ricompense in palio se rispondi correttamente al test. Se invece vuoi direttamente dei percorsi completi di pianoforte, vienimi a trovare su aspirantepianista.it. Io sono Simone, sicuramente ormai mi conosci, è arrivato al quinto video, e aiuto gli adulti che hanno poco tempo a disposizione, oppure le persone che sono prossime alla pensione e hanno messo la loro passione per il pianoforte da parte a causa di lavoro e di famiglia e tante altre cose, e che vogliono far nascere quindi questa passione, vogliono dare vita alla loro passione, e quindi con quel tempo che hanno a disposizione vogliono ottimizzarlo e praticare al pianoforte, perché vogliono, magari hanno sempre avuto questa passione sin da piccoli, ma è sempre rimasta chiusa in un guscio, in un uovo. Quindi se anche tu senti questa fiamma che non ha mai avuto modo di nascere, di esplodere, io posso aiutarti, l'ho già fatto con decine di studenti. Se ti fa piacere, mi vieni a trovare su aspirantepianista.it, all'interno del quale ci sono percorsi basilari, percorsi completi, lezioni gratuite come quella che trovi in descrizione, e insomma questo è tutto il mondo aspirante pianista che troverai. Spero ovviamente è sempre in continuo aggiornamento, in continua evoluzione, affinché io possa offrire sempre di più alle persone che mi seguono. Bene, credo di averti detto tutto. Se hai domande ci sono i commenti, altrimenti vienimi a trovare su aspirantepianista.it, e lì potrai anche, c'è anche la sezione contatti per fare domande. Se invece già hai le idee chiare, percorso completo su aspirantepianista.it, oppure se vuoi una bella lezione regalo, link in descrizione. Ti mando un caro abbraccio, grazie per avermi seguito fin qui e a presto, ciao!